Salve a tutti ragazzi, sono Pepero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Super Mario 64 DS. La guida stavolta la stella numero 124. Oggi ragazzi andiamo nel dipinto di Wario. Mi sono accorto che per entrare nel dipinto di Wario, ragazzi, più che accorto mi sono ricordato che per entrare appunto nel dipinto di Wario serve Luigi, perché noi dobbiamo per forza prendere il fiore ed attraversare lo specchio. Mi sembrava davvero che servisse Mario e invece no ragazzi, serve Luigi. Perfetto ragazzi, allora entriamo in questo quadro di Wario, ragazzi, e prendiamo la stella segreta, la stella dell'interruttore. Dovrebbe essere lì dove appunto c'è il cappello di Wario. Ok, allora qui naturalmente lo sapete come si fa, ci siamo andati già una volta. Wow, bam, perfetto. Ok, allora stiamo attenti a non venire catapultati di sotto da questi bulli qui. Prendiamo il cappello di Wario, eccolo qua. Stiamo attenti naturalmente ragazzi, tanto basta un colpo che Wario li manda via. Per cui, ok, allora andiamo in questa cassa qui, in questa cassa, in questa grata che si muove. Saltiamo e dovremo raggiungere questo punto qui. Allora ragazzi, vedete che se noi appunto andiamo davanti al cartello, se mi fa andare soprattutto, eccolo qua. Attenzione evento forte, se non metti su un paio di kill il vento ti porta via ragazzi. Perfetto, quindi cosa dobbiamo fare? Con Wario per forza serve Wario, quindi il cappello di Wario. Prendiamo il potenziamento Wario Metal, eccolo qua. Vedete che qua ci sarà un vento davvero fortissimo. Se voi anche con Wario normale ci andate, con Luigi o qualsiasi altro personaggio, vi appunto porterà via il vento. Per cui rompiamo la cassa e ecco la stella. La otteniamo ragazzi, una stella davvero facile, una cazzata davvero sublime, sublime, sublime. Wow, un'altra stella, il potere che ti viene dato dal castello sta aumentando, vuoi salvare? Certo che sì. No. Perfetto, fai salvato. Allora ragazzi, facciamo sempre abbandona, tanto la stella numero 124 l'abbiamo presa. Nel prossimo episodio facciamo la stessa cosa, solo che prendiamo le 8, stavo per dire 9, non lo so perché, le 8 monete rosse, appunto sempre nel dipinto di Wario. Non credo che serva Yoshi, perché appunto per entrare nel dipinto di Wario serve per forza Luigi, che attraversa lo specchio con il suo potenziamento, e quindi non serve Yoshi, proprio al 100% so che non serve Yoshi. Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi, commentate, mettete un like, condividetelo a tutti i vostri amici. Noi ci vediamo nella stella numero 125, non mancate, ci si vede ragazzi, ciao a tutti.